arrivato quell'attimo in cui Alessio ha sentito quelle musichine dentro la sua testa, gli uccellini, cipi, 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 e quelle cose lì. C'è l'anima gemella, no? Era così per metterla. Sì, o ho fatto serata, o era l'anima gemella che. No, l'anima. L'anima. Sì, anche perché gli uccellini, sì, dice, ho fatto un gran tour. Esatto. No, per quanto riguarda l'anima gemella, secondo me c'è. Sì. C'è, ma tu, perché è già un'affermazione, dire c'è l'anima gemella è già un'affermazione. È difficile trovarla, penso. Io penso di averla trovata perché mi sono sposato e ho avuto una bambina da poco. Allora devo dirlo anche, perché sennò dopo mi guarda e mi ammazza anche. Sennò... No, infatti, tu hai fatto bene, è una dichiarazione ufficiale, fatta bene nel momento giusto, mi guarda e mi ammazza, è un rischio. È un rischio, no? Cioè, o divorzio, perdo. No, teniamoci tutto. Teniamoci allora tutto. Devo dire per forza di cose. Non è per forza di cose, voleva dirlo. Lui dopo ha detto questa cosa, ti sto salvando in corner, credimi. Lui, cioè, prima mi ha detto, guarda, io l'anima gemella ce l'ho da sé e sono proprio è lei. Però mi ha detto, devo fare anche un po' la scena. Tranquilla, è tutto perfetto. Come si chiama? Valentina. Valentina, tutto perfetto, tutto a posto. Sofia. Oh, grande.